Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi ci troviamo ad Alpine Coaster a Gardonnay, un posto tematico per bambini e non solo, ovviamente panorama delle Dolomiti sempre spettacolare, ma qua ci sono anche cose parecchie divertenti, tra cui questa, il Fun Bob. Quindi adesso ragazzi partiamo con il Fun Bob, ma la cosa interessante è che monteremo sul Fun Bob questa Insta 360 Evo, quindi avremo delle riprese spettacolari perché vedremo la mia faccia terrorizzata, la faccia credo non terrorizzata di mia figlia perché lei queste cose non gli fanno paura, e allo stesso tempo vedremo però com'è il percorso del Fun Bob, quindi avremo tutto quello che ci interessa. Nel montaggio video che andremo a vedere della discesa avremo tutto a disposizione e in più ragazzi farò partire l'applicazione del cellulare col GPS che registra anche la velocità, quindi vedremo live anche la velocità che raggiunge questo Fun Bob. E poi ragazzi, montandola su questo Fun Bob che ha un sacco di vibrazioni, di ondulazioni, è veramente molto sconnesso, proveremo anche la stabilizzazione, perché su una cosa del genere viene fuori anche quanto è stabile, o meglio quanto è stabilizzata una camera di questo tipo. Quindi ragazzi adesso saliamo sul Fun Bob con questa Insta 360 Evo e proviamo quanto è stabile a livello di stabilizzazione video e quanto veramente ricrea a 360 gradi le emozioni di questo Fun Bob. Ok ragazzi, la prova test sul Fun Bob della Insta 360 è finita, secondo me tanta roba, ragazzi. Adesso ditemelo voi, io ho visto l'anteprima già nel telefono e secondo me dal punto di vista della stabilizzazione niente da dire, perché ragazzi ve lo assicuro che quel Fun Bob trasmette un sacco di vibrazioni, ma proprio tante, oltre vabbè ai saliscendi dovuti proprio al movimento della pista, c'è proprio un sacco di vibrazioni e secondo me si è comportata benissimo. Spero di riuscire a trasmettervi anche le sensazioni che ho avuto proprio sul Fun Bob, nel senso che si vedeva la pista, si vedeva l'espressione mia, si vedeva l'espressione di mia figlia, si vedeva, cioè praticamente come essere a bordo proprio del Fun Bob. Quindi spero che vi sia piaciuta, secondo me niente male. Poi vabbè, Insta 360 non è che l'ho scoperta io, anzi io ho portato sul canale questa versione, ma a livello di stabilizzazione e di caratteristiche tecniche poi è simile alla Insta 360
Quindi ragazzi, lasciatemi nei commenti cosa ne pensate, come avete visto il video, se vi piace, se vi si è comportata bene, ditemi voi la vostra opinione e il vostro parere. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questa Insta360 sul fan bob all'Alpine Coaster a Gardone vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente seguitemi su questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un volo, ciao!